faceva questo. Faceva questo. C'era una volta l'Italia, a cavallo di fine anni 70 ed inizio anni 80, nasce un ferro dalle cattive intenzioni. Il gruppo Fiat si trova in una fase importante, quella di colmare quel vuoto che si era creato nella costruzione di auto sportive, cosa che la 127 Sport e la 131 Racing non riuscirono a contrastare. Il mondo cambiava e la Fiat necessitava di un nuovo modello, con l'obiettivo di sostituire la 128, ma allo stesso tempo ritrovarsi a sfidare i marchi rivali. Dall'evoluzione della 105 TC e 125 TC con quell'aria arrogante, ritmo Abarth 130 TC, nominata l'anti-Golf GT di Mirafiori. Sapete benissimo, chi mi conosce, che sono un gran amante delle auto turbo. Sapete, il turbo è il turbo. Però questo aspirato sembra che canti, che dicesse al mondo intero: anche gli italiani ci sanno fare. È un qualcosa di pazzesco. Sembra che non voglia mai finire. Tira 6-7.000 giri e ancora ne ha, ancora ne ha. Ed è fantastica. Erano gli anni 80, gli anni dove regnava l'incoscienza e la follia pura. Come ve lo spiego? Erano diversi, erano strepitosi. C'era la voglia di creare macchine divertenti, ma soprattutto eccitanti. E lei era una di queste. Accelerazione, senti i carburatori che si aprono, fantastico, cosa che al giorno d'oggi non sappiamo neanche più cosa sia un carburatore. Il manico non basta mai, ti fa sudare. Le Fiat degli anni 80 erano tutta un'altra storia. Il posteriore così basso, quell'alettoncino posizionato in quel modo, il muso così squadrato, quello stacco tra il colore e le plastiche nere davano l'idea di uno stile tutto suo. Ma non vi ho detto una cosa: per quanto simile in tutto, la rossa non è originale, ma derivazione gruppo A. 187 cavalli, scarico libero e un carattere da vendere a manate in faccia. Oh.
testa lavorata, cams maggiorate, scarico completamente aperto. Forse non so se si sente, ma quando mi riferivo che si sentiva da provincia a provincia, non stavo scherzando. Più gli chiedi di andare forte e più lei ti istiga ad andare forte. Ti fa essere un cattivo guidatore. Mostra davvero bene le sue cattive intenzioni. La cosa che mi fa più arrabbiare è che al giorno d'oggi ci stanno togliendo tutto. Non abbiamo una vera e reale segmento C. Un bel coupé 2000 turbo ci manca e noi giovani lo chiediamo. Che peccato. Io mi chiedo com'è possibile che non ha avuto lo stesso successo come la sua rivale tedesca. Non è riuscita a farsi amare come meritava. We'll be right back.